Scuola di Lullo migliore in campo per primonumero.it per la gara contro la Maceratese. Ancora una volta non arriva la vittoria, però un pareggio contro la prima in classifica. Come il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto? Pareggio ci può stare, anche se forse meritavamo la vittoria, anche se prendiamo un buon pareggio contro la testa della classifica, quindi di conseguenza bisogna ripartire da questo buon risultato per affrontare la gara con la Ciudad Novice, che sarà un'altra battaglia, ma se la affrontiamo su questi ritmi, con questa passione e questa voglia, potremo arrivare lontano e far molto molto bene. Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere. In questa gara avete sofferto di meno rispetto ad altre occasioni, avete lavorato molto in settimana su questo aspetto? Sì, il mister ci ha fatto lavorare molto per capire come dovevamo chiudere gli spazi per non soffrire, di conseguenza si è visto che, come abbiamo detto, il lavoro in settimana viene ripagato la domenica. Abbiamo seguito il mister e ci ha detto come muoverci e di conseguenza si è visto poche occasioni da gol, meritavamo la vittoria. Il tuo ingresso è sembrato dare più equilibrio alla squadra, che cosa ne pensi? Questo lo dice lei, come penso l'abbiano visto tutti, speriamo che io ho dato il mio contributo, ho dato l'anima, perché ogni volta che vengo chiamato in causa bisogna dare l'anima per questa maglia, per i tifosi che meritano, per noi stessi e per i compagni che lavoriamo molto e sappiamo di essere una grande squadra e lo dimostreremo perché siamo un ottimo gruppo e dobbiamo ottenere quello che ci spetta. Quanto è difficile stare spesso in panchina? In panchina è brutto stare, però purtroppo sono le scelte, il mister fa le scelte, io mi alleno sempre come si deve, poi lui a decidere se mettere me o mettere chi merita, fa sempre le scelte in base per far vincere la squadra. Lui appena mi chiama in causa io cerco di mettermi in difficoltà giocando nel migliore dei modi per poi essere riconfermato la domenica successiva oppure magari ripartire dalla panchina e rientrare e fare di nuovo bene. Domenica prossima la partita contro la Civitavecchia Novese, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andiamo su un campo difficile, far bene, magari se giochiamo come oggi penso che ci portiamo tutta l'intera posta in palio. Anche se non sarà facile, sarà una partita difficilissima, come saranno tutte le partite che affronteremo da ora fino a fine campionato.